Un attimo fa Giovanni Malagò mi diceva che la share ieri in televisione era il 22%. Beh, io ero uno di quella share, quindi ieri notte appena si è chiusa la partita ho telefonato, non mi ricordo più, 11 e un quarto, qualcosa del genere, all'ufficio stampa qui per avvertire che vi volevamo tutti qua a Palazzo Chigi oggi. Presidente Malagò, Presidente Manfredi, Commissario Tecnico De Giorgi, cari giocatori, cari campioni. Benvenuti a Palazzo Chigi, anzi direi ben ritrovati a Palazzo Chigi. Un anno fa eravate qui con le vostre colleghe della Nazionale Femminile per festeggiare un incredibile doppio titolo europeo. Oggi arrivate da campioni del mondo. Dopo un torneo entusiasmante, in finale avete battuto una squadra fortissima che giocava in casa, sul campo che vi aveva già visto campioni d'Europa. Voglio complimentarmi con tutti voi a nome del governo, ma anche, direi forse soprattutto, mio personale. Come dice cioè Giovanni Malagò, io sono molto vicino allo sport, quindi questo, il fatto che ieri notte fossi lì è un segno di questa mia voglia, di questo mio desiderio. Dopo 24 anni avete riportato il titolo mondiale maschile in Italia. Siete entrati nella storia della pallavolo e più in generale nella storia dello sport italiano. Grazie per tutte le emozioni che ci avete regalato e per le emozioni che mi avete regalato ieri notte. Questo trionfo è l'ennesima dimostrazione del formidabile stato di salute di cui oggi gode la pallavolo in Italia. Dopo la delusione delle Olimpiadi, il vostro movimento è ripartito con determinazione e con caparbietà. Ha fatto tesoro dei momenti di difficoltà, delle delusioni e anche delle sconfitte. E si è rinnovato come soltanto le grandi tradizioni sanno fare. Il merito, oltre che vostro, è del vostro allenatore, Ferdinando De Giorgi, dei preparatori atletici, di tutto lo staff, della federazione, che hanno saputo tutti costruire in poco tempo una squadra mondiale. Voglio anche menzionare il vostro capitano, Simone Giannelli, la cui prestazione è stata riconosciuta con il premio di miglior giocatore del torneo. Complimenti, Simone. Il vostro processo di crescita ci ricorda di che cosa sono capaci i giovani italiani. Avete mostrato freddezza nei momenti difficili, lucidità, consapevolezza dei vostri mezzi. Non siete soltanto dei professionisti, ma siete dei grandissimi campioni. In passato io ho scherzato sul fatto che all'inizio di questo governo l'Italia vinceva di tutto. Vinceva medaglie d'oro alle Olimpiadi, gli europei di calcio e di pallavolo, l'Eurovision e anche il Nobel per la fisica. E che da questo momento magico poi si era poi affievolito una serie di delusioni in campo sportivo. Bene, insieme alle atlete e agli atleti che hanno trionfato agli europei di Roma di nuoto, avete interrotto questo momento negativo. Lo sport, sapete voi meglio di me, è fatto di discese e di risalite. Voi siete la dimostrazione che i veri campioni prima o poi tornano a vincere. Lo spirito di squadra, l'unità di intenti, la voglia di lavorare bene insieme pagano sempre e non solo nello sport. È un gran bel segnale per l'Italia tutta. Grazie.